presentiamo il nuovo condizionatore elettrico a tetto chiamato M1. Viste le ultime richieste del mercato, ci chiedono un condizionatore compatto di facile installazione da poter montare sulle cabine e abbiamo progettato questo oggetto chiamato M1. È un condizionatore modulabile, si può dividere in due. Dall'M1 da montare sul tetto nasce l'M2 che si può montare in una qualsiasi posizione della macchina e si entra in cabina con due tubi e si va a posizionare lo split all'interno della cabina. La nostra realtà negli ultimi anni si è specializzata nel produrre impianti di climatizzazione customizzati direttamente per i costruttori di macchine agricole o cabine. Abbiamo comunque due linee dove gestiamo ancora l'aftermarket, cioè facciamo condizionatori da montare su veicoli datati che sono nati e usciti dalle fabbriche senza ancora l'impianto di condizionamento. Però noi ci stiamo indirizzando nel lavorare a stretto contatto direttamente con i costruttori. E oggi conta 14 dipendenti, ha 6 linee di assemblaggio per l'OIM e una linea per l'aftermarket e oggi possiamo dire con soddisfazione insomma, che già rispetto all'anno scorso abbiamo un piccolo più e ci assestiamo sui 2.200.000 euro di fatturato. Abbiamo dei mezzi attrezzati come officine mobili che possono andare in tutta Italia e anche all'estero a supportare il cliente per qualsiasi problematica tecnica, anche perché la mia azienda punta molto sull'assistenza dopo aver venduto il prodotto, che credo sia un altro fiore all'occhiello. Ecco, diciamo che noi vendiamo un prodotto chiave in mano, ma ne rispondiamo anche al 100% a fianco del costruttore o dell'utilizzatore della macchina per qualsiasi problema che può derivare dal mio impianto, ma non solo, ecco.